Questo emendamento non è salvifico, l'unica cosa salvifica sarebbe mandarvi a casa e stiamo lavorando per questo. È un emendamento che serve a far risparmiare soldi ai cittadini e eleggere delle persone alla Corte Costituzionale slegate appunto dai partiti politici. Io ricordo a tutti, soprattutto alle persone in tribuna, che la Camera dei Deputati costa 2,7 milioni di euro al giorno, 112.500 euro l'ora. Ecco, ieri è l'esito della 29esima votazione. Sui giudici della Corte Costituzionale qual è? Basta vedere la faccia da funerale di Lenin di Rosato per capire com'è andata ieri. È andata in fumo per la 29esima volta. 29 votazioni per 4 ore fanno 116 ore sprecate da voi per la vostra spartizione di potere. 116 ore per 112.500 euro fanno 13.050.000 euro. Un deposito preventivo delle candidature da parte di quelli che saranno eletti ai giudici della Corte Costituzionale o potenzialmente dovrebbero esserlo e audizioni pubbliche. È un metodo chiaro, semplice, trasparentissimo che aiuterebbe a bilanciare una riforma che è completamente sbilanciata, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni. Per noi non è tutto uno schifo, il mondo non è uno schifo, è il vostro mondo che noi disprezziamo e per questo motivo siamo in queste aule parlamentari. Ovviamente qui hanno parlato personaggi che hanno fatto parte della politica in tutti questi anni, potevano proporlo 10 anni prima, forse questo metodo avremmo avuto un'Italia diversa. Grazie. Quello che state cercando di mettere in atto, cambiando nomi costantemente, che si chiami Selsi, ministra italiana, che si chiami ministra per Tsipras, le facce sono sempre le stesse, le solite, e quelli di tenere bene e salda la poltrona sotto le proprie natiche. Questa è veramente una situazione vergognosa. La coerenza non è poltrona. La coerenza non è poltrona. Ascoltare i colleghi del PD parlare di metodo, parlare di profili d'eccellenza quando candidano l'avvocato di Silvio Berlusconi. Io capisco che siate in ottimi rapporti da sempre, d'altronde la profonda sintonia tra Renzi e Berlusconi vi ha sempre contraddistinto. E capisco anche il vostro sdegno nel vedere una vera opposizione che vi fa notare la vostra inadeguatezza ad ogni decreto che portate. Quando fate i conti sui soldi spesi per fare ostruzionismo, quelli sono soldi spesi per difendere i cittadini, non per metterli all'angolo e rubargli i soldi dal portafogli, che è quello che avete fatto voi in questi anni, che non avete mai fatto opposizione. Quest'Aula è andata sempre avanti con accordi sottobanco, dove gli ostruzionismi finivano quando magicamente si dava qualcosa indietro, o di soldi, o di incarichi, o di potere. Con noi questa cosa è finita, la scatoletta di tonno l'abbiamo aperta e si dimostra dal fatto che ogni giorno ve ne arrestano uno. E quindi mettetevi un attimino la mano sulla coscienza, se ancora ce l'avete. Grazie. Non sta nel portafogli, sta qui. Grazie. È scritto...